era morto. Praticamente l'ho portato con le mani sulle scale per scendere giù. In ambulanza 2-3 passi li ha fatto lui, però è un miracolo se l'ho mantenuto in vita. Daniel è stato quasi ucciso dal Covid-19, ma fortunatamente è riuscito a sconfiggerlo ed adesso è tornato a pensare alla sua musica, come ci racconta il padre Marcel. Il Covid è pazzesco. È doloroso, faticoso. Il figlio ha 32 anni, è un artista in Romania, aveva studiato al conservatorio ed ha suonato in Austria e in Germania. La sua vita poi purtroppo in Italia è cambiata, diventando prima operaio e poi disoccupato. Era un po' deluso della sua vita perché altri ragazzi a sua età faceva di più. È venuto, diciamo, un giorno non buono suo pensiero. E quindi il Covid stava all'angolo, l'ha colpito. Lo scorso ottobre l'inizio dell'incubo Covid, prima una febbre e poi la fatica. Ho visto che è iniziato i labbri di essere viola, le diti qui tutti di essere viola, dico non è scherzo, ragazzi venite subito. Ha fatto saturazione del sangue, di ossigeno in sangue, ha visto 20%, dice ma non è normale, guardava l'attrezzi, dice è defetto. L'ha preso subito, l'ha portato all'ospedale e l'ospedale l'ha intubato di urgenza perché ha visto che è grave, grave, grave. Daniel ha così trascorso 5 settimane in terapia intensiva in coma farmacologico, poi è stato tracheostomizzato, passando da una lenta ripresa ed infine la riabilitazione in medicina. Per pazienti più gravi, nel senso che è un paziente giovane, con una gravità importante, senza comorbidità, per cui è uno di quei casi che sfuggono a quella che era la normale, diciamo, routine dei pazienti Covid. L'unico contatto con la famiglia attraverso lo schermo di un cellulare. Quando sei innamorato aspetti telefonata dalla tua futura sposa. Io aspettavo di più. Qualche giorno prima di Natale, finalmente il ritorno a casa, ancora molto affaticato, ma comunque salvo. In tutto il cuore lo faccio con tutto il mio, diciamo, il mio bene cosa c'è dentro. Grazie, 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 grazie. Sono per me non solo angeli, mi ha ridato la vita del mio figliolo a casa. La musica è infine uno dei fili conduttori di questa storia e chissà che alla fine medico e paziente non possano ritrovarsi anche fuori dall'ospedale, ovviamente assieme alla loro più grande passione. Daniel fa il pianista di lavoro e io il sassofonista per hobby in un gruppo musicale di medici musica, per cui ci ha associato un pochino anche questo aspetto qui, che il terapeuta era, diciamo, faceva musica dilettantistica mentre lui faceva il professionista. Speriamo di un giorno di poter suonare insieme.